Culture Social Art abbiamo il piacere di avere un altro dei giurati del festival teatrale Teatramma, Vittorio Harmatz-Waspi. Ciao. Ciao a tutti, grazie per l'occasione, per questa chiacchierata. Ecco. Chiacchierata che siamo contenti di poter rifare, ci siamo già visti e ci fa sempre piacere di averti qui con noi. Piacere mio. Attore, regista, in queste serate invece sei in veste di giurato. Ecco, esatto. Come ti senti? Male. Male perché mi dà sempre fastidio giudicare, cioè dentro nel mio DNA non esiste giudicare gli altri. L'unica persona che giudico e che distruggo sono io, quando sono sul palco, quando devo girare delle scene per un film, per una fiction, per il cinema, per la TV. Sono molto autocritico e ho un grande rispetto nei confronti dei miei colleghi, quindi far parte di una giuria è sempre piacevole perché ti permette comunque di confrontarti con gli altri colleghi e ti permette di guardare anche tantissimi spettacoli, però è molto molto brutto dare dei giudizi, giudicare all'interno di un concorso dei colleghi o degli spettacoli, ecco. È un po' difficile, penso che quello sia un peso che si portano dietro un po' tutti i giurati. Assolutamente sì, assolutamente. Cosa sono le cose che tu vai a ricercare per poter poi dare un giudizio all'interno degli spettacoli, sia per lo spettacolo intero ma anche per gli attori, perché in questa giuria bisogna anche andare a scegliere il miglior attore, attrice. Giusto. Allora, io sono, per alcuni versi sono molto istintivo, per altri invece ho bisogno di somatizzare e mi spiego bene. Il mio istinto è: si apre il sipario e per me il biglietto da visita è ciò che vedo sul palco, quindi la scenografia secondo me deve essere adatta allo spettacolo. L'altra cosa che guardo sono appunto gli oggetti che compongono la scenografia e se questi oggetti sono messi lì e non vengono utilizzati durante lo spettacolo mi lascia un po' perplesso. Per quanto riguarda invece i colleghi oppure appunto le colleghe, lì sono meno istintivo, io ho bisogno di guardare, di riflettere, di andare a casa, di ragionare, di ricordarmi ciò che è stato fatto e devo capire quello che mi hanno lasciato dentro, dal punto di vista drammaturgico, quindi lo spettacolo, e dal punto di vista attoriale, quindi se mi hanno lasciato delle emozioni. Magari noi ci rendiamo conto anche degli errori che commettono i nostri colleghi, come li commetto io, come li commettono tutti gli altri, però potrebbe passare nel secondo piano se ti hanno lasciato qualcosa di importante dentro. Diciamo c'è quell'errore veniale che può essere diciamo scusato, e poi ci sono quegli errori, quelle cose tra cui la comunicazione di emozioni che quella invece è fondamentale. Quello non si può transigere, assolutamente, tantissimi errori si possono anche sorvolare perché ripeto, poi in uno spettacolo dal vivo succedono tante cose, non c'è il ciak, si rigira, quindi tante cose bisogna tra virgolette lasciarle andare, non dico perdonarli e far finta di nulla, ma tante altre cose invece ti rimangono impresso, positive o negative. Dicevamo attore, cinema, teatro, anche TV, soprattutto tanto teatro perché secondo me tu ti diverti tantissimo a teatro. Tanto, 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 tanto. Io amo il teatro, quindi adesso infatti sto scrivendo un altro testo, ho finito un altro testo durante quest'estate, quindi vediamo, ci sarà probabilmente uno spettacolo teatrale che sarà un monologo da parte mia, una cosa che non avrei mai voluto fare perché per me il teatro va fatto in compagnia, hai bisogno del pubblico, quindi della giusta compagnia e di una giusta compagnia di colleghi sul palco. Io amo il teatro perché il teatro ti permette nello stesso momento di respirare, di sorridere o di emozionarti insieme al pubblico e quell'emozione che tu vivi dal vivo non te lo dà nient'altro. Ok, insieme alla scrittura di questo nuovo testo, dove ti vedremo nei prossimi mesi? Allora, diciamo che dal punto di vista progetti cinematografici e televisivi c'è qualcosa che bolle in pentola, sinceramente sono un pochino superstizioso, magari ne potremo parlare più in là,
Quindi io, diciamo, per ciò che riguarda la parte di scrittura, racconto sempre, ho scritto un libro, lo sto terminando, sto parlando con un editor, ho scritto due sceneggiature nuove teatrali. Per quanto riguarda invece il piccolo e grande schermo, dobbiamo attendere ancora un paio di mesi perché non è sicuro ancora cosa andrò a fare, però speriamo che ci sia qualcosa. E il tuo amore per il teatro? Ti rivedremo in teatro questa stagione? Allora, questa stagione avevo deciso di no. Invece proprio mentre venivo qua ho ricevuto una chiamata da parte di un amico che sta organizzando il cartellone del suo teatro. Mi ha chiesto se portavo appunto lo spettacolo, la mia commedia Tre attori in affitto, che non sarà a Roma, sarà sicuramente in un'altra regione. Anche di quello vi dirò quando firmeremo il contratto, e questa cosa mi ha fatto molto piacere, quindi io pensavo di riposarmi fino al 2023, invece per fortuna sarò costretto a riportare in giro il mio spettacolo Tre attori in affitto. E allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Per tutto il tuo lavoro, ti ringraziamo. Grazie. E ripeto, in bocca al lupo. Grazie e un carissimo saluto a tutti.